Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrea Incronatone in questo nuovo video di Detective Pikachu. Ora, dietro di me c'è il green screen, ma non so se lo sto utilizzando perché praticamente non ho ancora tutto quanto pronto. Mi mancano le luci, quindi può essere che lo utilizzo, può essere che non lo utilizzo. Dipende da come questa luce funziona, se no devo aspettare le altre. Ok, quindi... Carnevale Pokémon. Perfetto. Roger Clifford. Wow. はじめまして。ロジャーだ。はじめまして。 君のことは2人から聞いてるよ。名探偵なんだってね。 Ok, sono un grande detective. Bene. Andiamo. それでは僕たちこれでもう行っちゃうの? Non ho parlato con nessuno. Andiamo direttamente, chi se ne frega. すごい偶然だね。その事故私たちが救ったんだよ。 メイコさんとエミリアさんが。そうなの。ラッキーだったよね、エミリア。これは使えそうだな。おい、ティム。エミリアさん、その時のビデオ見せていただけませんか。いいですか、ロジャーさん。もちろんだよ。ただ今日は予定が詰まっててね。明日でいいかい?ありがとうございます。それじゃあ、明日GNNで待ってるよ。はい。 Tanto quelli ci guardano là dentro. Perfetto, dunque dobbiamo aspettare domani per il video. Sicuramente nel video ci sarà l'attacco, forse l'attacco del Pokémon, non lo so, può essere. Però non hanno... A parte che non ci ho parlato con loro, quindi non mi hanno detto nulla. Può anche essere che c'era. Come può essere di no? Intanto la pioggerellina fredda, come ho suggerito prima il testo, inizia a cadere. Dettagli della macchina proprio messi lì con un PNG. No... Uno della famiglia di Diabra? Porca miseria. Se è così è una figata assurda, allora sto capito. Eccolo, Alakazam! Grande. L'anziano di... Ah, allora no, pensavo fosse tipo il nemico. Si chiama Udini. In giapponese. Abbiamo Pokémon di settima. Questo gioco dovrebbe essere uscito prima di Sole e Luna? Può essere? Indaga Luna Park. So che è uscito lo stesso anno, ma non so se prima o dopo. Dovrebbe essere prima comunque sia. Allora, che c'è? Ricapitoliamo, quindi qual è il nostro obiettivo qui? Indagare sull'incidente dell'anno scorso. Esatto, da quello che ho sentito sembra che durante la parata dell'anno scorso un Pokémon abbia perso il controllo. La polizia lo ha considerato un semplice incidente e ha chiuso il caso. Sembra però che Harry non ne fosse molto convinto. Ed è facile immaginare perché. Mio padre seguiva già altri casi di Pokémon che avevano perso il controllo. Avrà intuito che qui c'era un tassello importante per le sue indagini. E forse aveva ragione, dobbiamo indagare su quell'incidente. Quello che scopriremo potrebbe gettare nuova luce sui casi di tuo padre. Cominciamo col fare qualche domanda ai Pokémon del Luna Park.
Giusto. Finora nessuno ha potuto raccogliere le loro testimonianze. Vediamo un po', iniziamo con Alakazam. Dunque, non fate del male a nessuno, perché dovremmo? Capisco, non si fidano degli esseri umani. Come mai? Per via dell'incidente? Sembra che dopo l'incidente siano venute delle persone a portar via i Pokémon. Alakazam e gli altri Pokémon che vediamo qui si erano nascosti e non li hanno presi. Quindi è per questo che stanno nascosti. Cosom! Dice che anche lui vuole scoprire la verità sull'incidente. È per questo che ci stanno dando una mano. Puoi raccontarci cosa è successo quella volta durante la parata? Dobbiamo chiedere agli altri Pokémon perché tu non c'eri quel giorno? Ah, stai facendo uno spettacolo di immagine un altro Luna Park. Va bene. E allora andiamo a chiedere agli altri Pokémon visto che lui... Non c'era. Mamma mia. Che voce tonante. Stiamo indagando sull'incidente avvenuto tempo fa. Hai partecipato anche tu alla parata? Eri lì vicino. Mi dispiace farti ricordare dei momenti così... Cos'è? Ma potresti raccontarci cosa è successo? Charizard ha perso il controllo improvvisamente e fino a quel momento sembrava che fosse tranquillo e si divertisse. Capisco. E poi tutti hanno cominciato a urlare e a scappare in preda al panico. Immagino il caos. In preda al panico, sì. Quando Charizard ha perso il controllo non sembrava più lui? Dov'è adesso? Lo hanno portato via. Ah, ok. Va bene, parliamo con Murkrow. Anche questo Murkrow sembra di cattivo umore, vediamo cosa dice. Dice di aver visto la parata dall'alto, ma non ricorda nulla di particolare. Davvero? Dice che c'era un po' di trambusto, ma nulla di diverso dal solito. Un giorno come tanti. Un giorno come tanti? A quanto pare all'epoca non viveva qui e pensava che il chiasso e la confusione fossero normali per Luna Park. È proprio vero che il concetto di normale è tutto relativo. Niente, questo piccolo Staffel è scappato via. Sembra davvero impaurita. Dobbiamo trovare modo di avvicinarci. Dobbiamo riuscire a guadagnarci la sua fiducia, mi sa che ci vorrà tempo. Ehi, attenzione! Una bombola del gas per gonfiare i palloncini. Questo bidone è vuoto, ma dov'è? Dov'è andata? Come è ridotta questa panchina? Che disastro! Deve essere stato abbastanza spaventoso. Questa zona sembra essere stata particolarmente colpita dall'incidente. O forse dei vandali l'hanno brutalmente distrutta? Ah, che peccato, un così bel murale rovinato. Sarà successo durante l'incidente? È probabile. Smirgol. Ah, l'ha fatto lui e quindi ora è giù di morale perché è rotta. Che muso lungo che hai, Smirgol? Stai pensando all'incidente? Stiamo facendo delle indagini, possiamo farti qualche domanda? Sembra che non mi senta nemmeno. È proprio giù di morale, poveretto. Ok, meglio non proseguire, sarebbe pericoloso. Potrebbe essere pericoloso. Ok, qua l'idrante. Nulla. Cibo per Pokémon. Qualcuno si prende cura dei Pokémon. Ok, proviamo un attimo a vedere di qua. Oh, attenzione. Questa ciambella di plastica deve essere una decorazione. Deve essere cotta dall'insegna. Ok. Ma levati. Non possiamo entrare. Di qua non si passa. Le tazze con dei caffè giranti. E niente. Dovrei parlare veramente con Staffel. Ah, manca solo Trubbish. Manca. Non l'avevo visto. Però concedi che vivi qui anche tu? Ti sei trasferito da poco per via di tutta la spazzatura che c'è qua in giro. L'incidente? Certo, sei da poco che vivi qui, è normale che tu non sappia niente dell'incidente. Hai sentito dire che è stato orribile? Terribile? Capisco, immagino che i Pokémon di qui ne parlino spesso, eh? Ok, ho parlato con tutti. Ok, abbiamo chiesto dell'incidente praticamente a tutti i Pokémon. Direi che è un buon momento per fare un riepilogo delle testimonianze. Buona idea, allora siamo riusciti a ricostruire l'incidente. Sembra che Charizard abbia perso il controllo durante la parata. Già, sembra che all'origine dell'incidente ci sia Charizard. Cosa sarà stato a farlo scatenare? E anche in questo caso Charizard in genere era un Pokémon tranquillo e affidabile. Già, è successo lo stesso con Glalie nella grotta di Litwick e Trevenant al PCL. Seguendo le tracce di mio padre siamo giunti alla grotta e al PCL. E sapendo che papà è venuto a indagare anche qui a Fan Park, beh...
Sì, anche penso che ci sia un nesso tra questi casi. Quindi Charizard deve aver perso il controllo per lo stesso motivo. Perché Charizard ha perso il controllo? Agente R. Esatto, ancora una volta la causa di tutto potrebbe essere l'agente R. Dobbiamo raccogliere i più dettagli possibili sul comportamento di Charizard quel giorno. Quindi ora dobbiamo parlare con tutti quanti di Charizard. Era molto orgoglioso di essere la star della parata ed era sempre affidabile e i visitatori non avevano fatto paura di lui. Infatti, a maggior ragione, non è normale che abbia perso il controllo così. Tu di Charizard che puoi dirmi? Era sempre allegro e pieno di energie, ma dopo aver perso il controllo era così sfinito che non sembrava nemmeno più lui. Forse era stanco. Cosa può averlo fatto scatenare a tal punto da ridursi in quelle condizioni? Ma abbiamo appena detto, l'agente R! Lo fa co anche con tutti quanti gli altri Pokémon. Non è una novità, Pikachu, eh? Certe volte, boh, pare campati per aria i discorsi. Dunque, se riparlo di Charizard, ah, scusa, scusa, non volevo attristarti ancora di più. Di cosa ti occupavi? Dipingevi il murale, quindi ecco. Infatti lui è triste per quello. Ok, murale distrutto. Mi sa che devo parlare con gli altri anche del... Devo riparare il murale? Quindi andando qui... Posso aggiustare il murale. E rimetti a frammenti al loro posto, dai. Non pensavo, ma... Un po'. Questo va qui. Questo va qui. E questo va qui. Ci siamo. Ecco fatto. Guarda, Sbirgo, il tuo murale è tornato come nuovo. Ok, adesso magari ci puoi dire tutto quello che sa. Ha un grande valore affettivo perché tra tutti i Pokémon. Su tutti. Allora, questo è un Litten. A quanto pare un po' dispettoso, però era molto affezionato a Charizard. Quello è Charizard. Ed è molto famoso qui al parco. Questo sembra un fiore. Quello è Skiplum. Abbiamo un Hoppip. Ok, è stato ferito nell'incidente, ma sta bene. Bene, abbiamo informazioni su tutti quanti quei Pokémon. Quale altro Pokémon possiamo trovare qui? Litten. Esatto. Forse si nasconde da qualche parte. Se vedi un qualche possibile nascondiglio, chiamami. Ma a dire il vero, un possibile nascondiglio già l'avrei visto. Questa porta è socchiusa, Litten potrebbe essersi nascosto qui dentro. Tentare non nuoce, Litten. Litten, sei lì dentro? Oh, che bello! Poi tipo fuoco, quindi. Ehi, calmati, non c'è bisogno di soffiare. Quando fanno fff, chi ha i gatti capisce. Io non ho gatti, però so come fanno. Veniamo in pace, stiamo cercando di scoprire qualcosa sull'incidente dell'anno scorso. Non ti fiderei mai di un Pokémon che va in giro con un essere umano. Questo potrebbe essere un problema. Ehi, Litten, capisco che non ti fidi degli umani, però non vuoi sapere anche tu cos'è successo a Charizard quando ha perso il controllo? Lui e Tim vi staranno una mano con le indagini. Stiamo cercando di capire come sono andate le cose quel giorno. Allora, vuoi aiutarci? L'incidente. Non hai partecipato, ma hai comunque visto l'incidente, capisco. Vediamo un po' Charizard che ci dice. Prova a pensare al comportamento di Charizard sia prima che dopo la parata. Hai notato niente di strano in lui? Che cosa? Dopo l'incidente non si ricordava affatto di aver perso il controllo. Proprio come gli altri Pokémon che hanno perso il controllo, interessante. Eh già, ti piaceva un sacco questo posto, ci credo. Va bene, dunque con Litten abbiamo risolto. Ok, possiamo andare a parlare con gli altri Pokémon. Dov'è Trubbish? Era qui un attimo fa. Con lui ci ho parlato. Ah, Stuffle! Oh, finalmente! Vediamo un po', Stuffle, l'incidente. Hai partecipato anche tu. Si è tenuto qui in queste piazze e come sempre c'erano un sacco di spettatori. La parata. Hai visto un luccichio improvviso? Magari il flash di una macchina fotografica? Ma abbiamo appena detto che non è stato quello a fare... Madonna.
Perché se tu parli con Litten, non parli con Stoffel, fate in modo che il dialogo coincida con quello che abbiamo appena scoperto. Gli occhi rossi, ah, ok. Perfetto, perfetto, quello degli occhi rossi era importante. Abbiamo raccolto molte informazioni, appunti e riflettiamo. Perfetto. No, ripara il morale, l'abbiamo appena fatto. Scopri la causa dell'incidente. Bene. Prendiamo il pennino. Segno di Chagar. Esaminiamo le testimonianze. Ok, dunque. Ciò che era sfinito, era orgoglioso di essere a capo della parata, non si ricordava di aver perso il controllo. Eccolo qua. Praticamente bisognava posizionare anche a caso i sintomi dell'agente R. Infatti lo diceva anche premendo. Esatto, Pico, c'era sotto l'influenza dell'agente R. Quindi, perfetto, ora sappiamo qualcosa di più. Perfetto, e ora? Per questo mio padre deve essere venuto qui a indagare. Ehi, che c'era, Kazam? Sì, abbiamo scoperto che cosa ha causato l'incidente. Non è stata colpa di Charizard. Qualcuno ha fatto in modo che diventasse violento. Cosa ha detto Pikachu? Spero che non odia ancora di più gli esseri umani. Dice che sospettava già una cosa simile. E dice anche che deve essere per questo che tempo fa un tizio è venuto qui a indagare. Un tizio vuole forse dire... Già, Tim. Penso proprio che stia parlando di Harry. Alla Kazama ha detto che qualche mese fa un tizio è venuto qui con un Pikachu. Vediamo se ha altro da dirci. Ti ricordi qualcosa di mio padre? Qualsiasi cosa. Dice che guardandomi meglio gli sembra il Pikachu che ha visto quella volta. Allora, cioè, allora, la Kazama ha un quoziente intellettivo di 5000. Se poi si ricorda tutto. A quanto pare siamo venuti qui insieme, peccato che non ricordi nulla. E la Kazama può dirci qualcos'altro di quel giorno in cui mi hai visto con il padre di Tim? Sembrava che andassimo di fretta, chissà cos'era successo. Sembra che non sappia altro, proviamo a chiedere agli altri Pokémon. Forse Alakazam non è l'unico ad aver visto mio padre quel giorno. No, dico, ha un quoziente intellettivo di 5000, quindi si ricorda anche magari se quel Pikachu aveva un capello fuori posto, se lo ricorda, quindi magari la forma di... Anche se un Pikachu... I Pikachu sembrano tutti quanti uguali, la forma degli occhi, magari il naso, la bocca, è diverso, cambia tutto da un Pikachu all'altro. Tutto nel senso, insomma, ci siamo capiti. Non proprio i particolari più che tu non noteresti mai cambiano. Non l'hai mai visto, capisco. Beh, vabbè, se ti ricordi qualcosa, anche quello insignificante. Tu hai visto qualcosa, Staffo? Non ti ricordo un tizio simile. Allora andiamo a chiedere a Litten, che Litten comunque sia sta qui da più tempo. Sembra quasi un peluche, si chiama Staffo. Oddio, è successo. Però Beware è cattivo. No, non è che è cattivo, però è molto forte. Non credo parli di mio padre. Ah, oh, accidenti, ragazzi. Trubbish dov'è? Trubbish se ne va in giro? Yami. Dunque, non ti ricordi. Tu ricordi solo cose luccicanti. Ma sei un pezzente Marco, questo che va girando. Ti ricordi qualcosa di Harry? C'è un tizio uguale a me, più o meno. Ci ha visti dare qualcosa a Baneri. Baneri è un Pokémon, giusto? No! È una vestita da coniglietto. Coniglietta? Vabbè, sì. Baneri, chissà se è ancora qui a Fame Park. È dalle parti di quella ruota panoramica in fondo al Luna Park. Grazie mille, andiamo, team! Ma quindi... Ah, qua. Bene. Dai, che non sono molto pesanti, Tim. Su, datti da fare. Ma penso ci sareste passati comunque. Hai una felpa con il cappuccio, usala. Wow! Ma scusatemi, dopo aver visto un fulmine colpire la ruota panoramica, io me la sarei data a gambe levate.
Roba che mentre siamo lì succede un casino. Ok, deve essere l'opera di un Pokémon. Eh beh. O di qualcuno che ha dato un pugno molto forte. Che fa quel Pokémon? Ah, ok, attira i fulmini, parafulmine. Probabilmente. Una volta girato sarà successo qualcosa? Cosa? Magari in pericolo è rimasta bloccata sulla ruota panoramica. Azione ragazzi, c'è un po' di azione oggi. Bon bon. È bloccata là su e non può più scendere. Dobbiamo fare qualcosa, Pikachu. Baneri. Ma perché è salita lassù? Voleva guardare la città dall'alto. Oh, capisco. Da quando Charizard è stato portato via, Baneri ti chiede ogni giorno di farla salire sulla ruota. Ogni giorno? Già. Penso proprio che stia aspettando che Charizard torni. Oh, un altro Loudred? Ah no, è sempre lui. Ah no, è un altro. Allora. Sembrava... va bene, non penso ci sia molto da disquisire su quello che c'è da fare. Bisogna andare a salvare Baneri. Quindi andiamo, precipitiamoci al salvataggio di Baneri. C'è un guasto da qualche parte. Apri la porta, ottimo. Ehi, Joltik! Divoratori, divoratrici, sono tutte femmine qua. Va a finire che Baneri è maschio. Un Pokémon che dovrebbe essere proprio femmina, a finire che è maschio. Ok, vediamo un po'. Trovo il modo di accendere la ruota panoramica. Ah, ok. Ci siamo persi un bel po' di roba. Dobbiamo trovare il Joltik. Ah, ok, guarda Pikachu. Stanno rosicchiando qualcosa. Joltik, che pezzi ci servono? Ridateceli. Ok, allora, sono scappate. Che birbanti, andiamo a cercarli. Che birbanti quelle Joltik. Sa. Allora, qui non possono essere perché non mi fa andare. Ok, qui dentro c'è una Joltik, bene. Joltik, guarda fuori dal cannone. Caspita, che voce potente. Ok, pezzo circuito numero 2. Perfetto, non mi serve parlare con lei. Andiamo a cercare le altre tre. Eccola qui. È troppo buono, ma cosa? Vabbè, sì, è ovvio che mangino cavi elettrici perché posso capirlo, però... Secondo me uno sta qui dentro, si è intrufolato qui. Ah no, sembra tutto a posto lì, ok. A meno che non è salita sulla ruota panoramica. Eccolo, va. Ma questo stava qui ad aspettarci, tranquilla. Pikachu sta ancora là sopra. L'ultima, allora... Che c'è, Pikachu? Ah, eccola, ce l'ha lì. Ok, e quindi abbiamo recuperato tutti quanti i pezzi del circuito. Perfetto, allora andiamo sopra. Voglio andare sopra a farlo questo piccolo, questa scenetta qui. Ecco qua. Perfetto. Ah, devo andare alla cabina di controllo, non posso farlo da qui. Ah, ok. Andiamoci da fare allora. Perfetto. Questo qui. Questo va qui. Questo qui. E no. E no, ho sbagliato. No. Allora, questo va qui per forza, no? E questo qui, ok. Questo va qui. E questo qui, sì, quindi praticamente fa così il giro ed è perfetto. Non deve combaciare anche sotto quel pezzo lì.
Quello che sta proprio sopra il circuito blu. Quello non deve combaciare, perfetto. Abbiamo riparato il circuito elettrico, ottimo allora. Riesado? Riesado? Tipo Riesadon. あれ止まっちゃったよ。どうやら完全に怒り ok, vai. Attenzione quando premiamo A. No, più giù. Ok. Ah! Non ci posso credere, stai scherzando. Non può essere vero. Usa gli addominali. Grande Pikachu. Sì, però che animazione. Stava levitando. Una gran tenerona. Non si innamora di Pikachu. Sì, parlate dopo. Ok, sono pronto. Non sto tenendo il dito sull'A, eh. Oh yeah. Sì, perché c'è sempre quel problema che sono troppo impulsivo e premo A subito. Ok. E abbiamo salvato Baneri. Che sia così corto il capitolo? Oh, temo. Significa che nostro padre è stato qui al 100%. Baneri, tranquilla, è stato un gioco da ragazzi. Piuttosto avrei qualche domanda da farti. Come mai Baneri è il medaglione di mio padre? Dove hai trovato questo medaglione? Te l'ha dato un tizio venuto qui assieme a un Pikachu? Non c'è dubbio, è il medaglione di Harry. Harry è padre di questo ragazzo. Purtroppo al momento nessuno sa dove sia. Stiamo cercando di rintracciarlo. Sì, sarà proprio quel Pikachu che hai incontrato quel giorno. Ah, vuoi darmi il medaglione? Grazie mille. Lo restituirò al suo proprietario. Vuoi dirmi di cosa ti ricordi di quel giorno? Qualche tempo fa io e Harry siamo venuti qui e ti ho chiesto di parlarmi dell'incidente. Oh, all'improvviso è arrivato qualcuno con uno Scorupi e ci ha attaccati. Qualcuno con uno Scorupi. E poi come è andato a finire? A quanto pare io l'ho tolto con Scorupi, mentre Harry metteva a sicuro Baneri. È stato allora che ti ha dato il medaglione. Capisco. Te l'ha filato in attesa che uno di noi due tornasse a prenderlo. Poi io e Harry ci siamo diretti verso l'uscita e da allora non ci ha più visti. Finché oggi non hai incontrato di nuovo me. Eh già. L'aggressore di Harry. Non sa molto, io e Harry siamo scappati e l'aggressore ci ha inseguiti. Da allora Baneri non l'ha più rivisto. Qualcuno con uno Scorupi. Secondo me nel prossimo capitolo iniziamo già a vedere qualcuno che ha uno Scorupi. Secondo me. Mentre Charizard... Ok, niente, tutto quello che ci hanno già detto gli altri. Perfetto allora. Nakanaka no shukaku da. Koko e kita kai ga atta na.
E anche questo è risolto. Abbiamo risolto tutti quanti i casi per il momento. Sembra che mio padre sia venuto qui seguendo una delle sue piste. Già, era stato attaccato da qualcuno con uno scorpio. Sì, chi sarà mai? Comunque sia, è molto probabile che abbia a che fare con l'incidente che è accaduto qui. Dobbiamo continuare a indagare. Sì, risolveremo il mistero di R e smaschereremo il responsabile. Ben detto. Per oggi direi che abbiamo indagato abbastanza. Torniamo alla macchina. Perfetto, allora. Non penso il capitolo sia finito qui. Però comunque sia, io lo interrompo qui. Perché la prossima parte, penso, duri più o meno quanto questa, dato che dobbiamo ancora vedere il reportage e tutto quanto il resto. Quindi Gucci, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video che termina qui. In descrizione, come sempre, link per Twitter e anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, domani con un nuovo video. Bye bye!